Aperture straordinarie per una Puglia fuori dall'ordinario. In questo slogan è racchiuso senso e cuore del progetto di promozione, fruibilità e accoglienza Open Days 2012, voluto dall'Assessorato regionale al turismo e realizzato grazie all'Agenzia regionale Puglia Promozione. Startup 1 luglio al 30 settembre 2012, per poi continuare dal 1 ottobre con Discovering Puglia. La presentazione per quanto riguarda l'evento sul territorio di Brindisi si è svolta questa mattina a Palazzo Nervegna. La Puglia è piena di tesori, non soltanto architettonici, ma anche di esperienze che si possono vivere. Pensiamo per esempio ai parchi, alle aree protette, piuttosto che all'esperienza grande che si può fare nelle cantine, nelle nostre masserie didattiche. Ecco, noi abbiamo scelto una linea di organizzazione e di comunicazione molto semplice. 3 giornate, sempre, fino al 30 di settembre, ogni giovedì, ogni venerdì, ogni sabato. Masserie e cantine il giovedì. Natura, parchi, aree protette ogni venerdì per tutto il giorno. Il sabato sera fino alle 23 tutti i centri storici più significativi da un punto di vista architettonico e turistico, chiese, musei, castelli aperti con visite guidate gratuite ed organizzate. Valorizzazione, fruibilità e accoglienza si declinano in iniziative che si svolgono in contemporanea in tutta la regione. Con Open Days l'inaccessibilità diventa accessibilità sostenibile, patrimonio collettivo, bene comune, tant'è che in questa ottica per la prima volta attraverso una convenzione stipulata con l'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, il viaggiatore potrà chiedere l'assistenza nell'ambito del tour da lui scelto. Valorizzazione, sistema ed efficienza dunque fra tradizione e innovazione, fra fruibilità e sostenibilità. Questo è un bel progetto perché davvero tocca tutte quelle che sono le eccellenze del territorio e la Regione Puglia, accogliendo anche quelle che sono state le nostre proposte in tutte quelle che sono state le occasioni dei tavoli di raccordo tra tutte le province, ha messo in campo un'azione che io ritengo davvero molto interessante, quella di poter proporre con un'unica offerta il territorio della Regione Puglia, andando a valorizzare con 3 proposte, quelle che sono, come dicevo prima, le eccellenze. In tutto questo contesto l'amministrazione provinciale guarda con molto interesse, con molto favore, proprio perché la ricaduta occupazionale sullo sviluppo turistico è una delle priorità della nostra amministrazione. Un grande lavoro è stato svolto da Puglia Promozione, vicina a tutto il territorio, insieme alla Regione Puglia, ha affermato Giuseppe Danese, presidente regionale del distretto della Nautica, il quale ha messo in evidenza come è importante la messa in rete degli attrattori turistici legati al mare attraverso la collaborazione interistituzionale, ma anche tra le imprese. Il mare per i brindisini chiaramente è una risorsa importante, vogliamo considerare il porto, il mare, come una porta di accesso al nostro territorio, per dare un'opportunità in più ai turisti, per assaporare le nostre peculiarità, dalla gastronomia ai nostri musei e monumenti. Per cui il mare per quest'anno vogliamo che sia il protagonista. Ed infine farà parte dei gioielli da visitare anche il castello Alfonsino raggiunto dal mare. Un castello Alfonsino che nelle prossime ore tornerà a nuovo dopo il degrado dei mesi scorsi. Il castello Alfonsino sicuramente sarà inserito, ora si tratta di sistemare dei dettagli come quello dell'illuminazione che sicuramente ha una priorità. Sicuramente si definirà e potremmo anche ammirare questa magnifica struttura che viene sottoutilizzata e sottovalutata.